200 medici dentisti provenienti da più di 20 stati diversi e 10 ospiti tra i massimi esperti mondiali di allineatori. Numeri rilevanti per un'importante iniziativa che raduna tutti coloro che fanno parte dello straordinario universo dell'ortodonzia, la branca dell'odontoiatria che si occupa della diagnosi, prevenzione e cura della posizione anomala dell'arcata dentale. Si tratta della seconda edizione di uno dei più grandi congressi a livello nazionale, svoltosi nel fine settimana nel prestigioso Teatro della Fortuna di Fano. Organizzatori dell'evento, due medici fanesi, orgogliosi di aver fatto conoscere la città della Fortuna agli illustri ospiti provenienti da ogni parte del mondo, Federico Migliori e Paolo Francesco Gallo. Le giornate sono andate veramente bene, siamo stanchi ma super soddisfatti. E l'idea è la seconda edizione che proponiamo di questo congresso e questa volta ha una valenza internazionale. Abbiamo più di 20 stati rappresentati e siamo molto contenti, i partecipanti sono contentissimi. Fano ha fatto una gran bella figura con tutti questi stranieri. Qualcuno ha fatto dei viaggi incredibili perché abbiamo colleghi dal Canada, dall'Arabia Saudita. Siamo contenti, siamo stanchi, ma molto contenti per come è andato tutto. Quali sono stati gli argomenti trattati e qual è il vostro obiettivo? Allora, l'argomento, stiamo parlando dell'ortodonzia, cioè della scienza che raddrizza i denti. Il tema del congresso è l'utilizzo delle tecnologie digitali per cercare di migliorare quella che è l'esperienza del paziente durante il trattamento ortodontico e specificatamente parliamo di allineatori, che sono dei nuovi apparecchi ortodontici che ormai sono uno standard qualitativo molto importante. Di fondamentale importanza per migliorare costantemente la qualità delle prestazioni dei servizi erogati, l'innovazione tecnologica, come ha sottolineato lo specialista Migliori. La sfida ormai degli ultimi anni è sempre quella di migliorare la qualità dei trattamenti ortodontici, sempre in riferimento a quello che è l'esperienza di trattamenti per i pazienti, quindi questo vuol dire materiali migliori che ogni anno riescono a darci una maggior anche predicibilità, quindi vuol dire dei trattamenti che durano meno tempo, che sono meno invasivi, e questo va tutto a favore appunto dei pazienti che vengono sottoposti a dei trattamenti con allineatori. Per quanto riguarda invece l'uso dell'intelligenza artificiale, che cosa ne pensa? L'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ortodonzia, appunto con allineatori, sta diventando una parte integrante di quello che facciamo. La cosa importante è comprendere che è un aiuto al lavoro che lo specialista in ortodonzia deve fare. Cioè questo ci permette di appunto migliorare la predicibilità, la standardizzazione in certi casi di quello che andiamo a fare, ma soprattutto appena la malocclusione del paziente diventa leggermente più complessa, l'esperienza dell'ortodontista con questo tipo di tecnica, perché in realtà gli allineatori non sono altro che una tecnica ortodontica, diventa fondamentale. Quindi l'intelligenza artificiale va bene, ci può aiutare, fa un lavoro in background sicuramente che ha lo scopo di aiutarci a migliorare, ma ad oggi è un qualcosa che funziona ma soltanto per casi, possiamo dire, situazioni molto semplici. Appena vogliamo di più, l'esperienza, la conoscenza del medico è quella che fa la differenza.